giovedì 17 giugno, rigorosamente in diretta, 10:45, puntualissimi anche oggi con tempo d'estate, dal lunedì al sabato in compagnia della redazione di Padre Pio TV. Buongiorno a tutti e bentrovati. E allora, anche oggi tante curiosità, storie, avremo anche spazio per parlare di cucina, questo e tanto altro. Vi daremo anche un consiglio di lettura. Vi ricordo come fare per inviare le foto, ricordo, del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, info@teleradiopadrepio.it. C'è anche pronta la nostra Grazia Pia al telefono, qualora abbiate voglia di scambiare qualche chiacchiera con lei e, perché no, raccontarle del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, così potete anche inviarci una foto ricordo. Detto questo, ci colleghiamo subito con la nostra inviata di oggi, Maria Antonia Di Maggio, che ritroviamo nella chiesa di San Pio da Pietrelcina. Buongiorno Maria Antonia, ben trovata. Buongiorno a te Paola, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Oggi è davvero tempo d'estate, anche qui a San Giovanni Rotondo. Il vento che ci ha accompagnato durante tutti questi primi collegamenti oggi si è calmato, quindi davvero l'estate è arrivata in pieno anche qui in questi luoghi. Torniamo a collegarci dalla chiesa di San Pio, dove alle 11:30 parteciperemo alla Santa Messa che sarà celebrata da Fra Giacinto De Gianni, ma anche oggi, come tu anticipavi, tante storie. Ma da qui noi raccontiamo innanzitutto la storia di questo luogo, e tornerà a trovarci Carlos Sciarra dell'Ufficio Pellegrinaggi, che ci sta facendo da cicerone per farci scoprire davvero la grandissima arte, la tanta arte che c'è qui in questa chiesa. Quindi anche oggi vi racconteremo qualcosa in più di questo posto, affinché voi da casa, che magari non potete essere presenti qui fisicamente, comunque potete virtualmente scoprire la bellezza di questi luoghi. Paola, per il momento io restituisco a te la linea, poi ovviamente torneremo a collegarci non appena ci verrà a trovare il nostro ospite. Grazie, grazie Maria Antonia, hai detto bene, quindi il nostro desiderio è quello di farvi sentire partecipi, ecco, anche se siete a casa, farvi sentire pellegrini a San Giovanni Rotondo, comodamente seduti davanti al televisore, perché no, magari programmando una visita, un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Allora, detto questo, ricordiamo il santo del giorno, San Nicandro Martire. La persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano arrivò nel 304 anche a Venafro, cittadina molisana, dove c'è anche un convento in cui Padre Pio ha dimorato, dove oggi sorge la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano. Nel consumarsi del loro martirio si intreccia anche una significativa vicenda familiare. Daria, moglie di Nicandro, convertita anch'essa al cristianesimo, spronò lo sposo a non abiurare la fede. Questo costò anche a lei il martirio e i loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, dove già nel 313 fu eretta la basilica cimiteriale a loro dedicata. Nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri. La tradizione plurisecolare li acclama patroni delle città e dell'attuale diocesi di Isernia-Venafro. E invece vogliamo andare un po' più avanti nel tempo. 17 giugno del 1885, scopriamo che cosa accadde tanti e tanti anni fa. Era una notte buia e tempestosa quando la nave Isere quasi affonda per portare negli Stati Uniti le 214 casse contenenti i 300 fogli di rame che compongono la Statua della Libertà, un dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Sarà inaugurata l'anno successivo, diventando un simbolo. Con i suoi 93 metri d'altezza, basamento compreso, che dominano l'intera baia di Manhattan, è perfettamente visibile fino a 40 km di distanza. Raffigura una donna avvolta in una lunga toga che sorregge nella mano destra una fiaccola, il fuoco eterno della libertà, mentre con la sinistra tiene una tavola
ricordiamola con la data del giorno dell'indipendenza. Concepita inizialmente come un faro, è accostata per le dimensioni al Colosso di Rodi. Pesa 204 tonnellate e vanta un girovita di 35 metri. Prima dell'11 settembre si poteva salire fino in alto, fino all'interno della corona. Purtroppo dopo l'11 settembre non è più possibile, però è possibile visitarla anche internamente con i dovuti controlli. E allora, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo la meravigliosa New York e Manhattan e andiamo un po' più vicino casa, una bellissima località di mare, Mattinata, che ospita anche tanti turisti, non solo italiani ma anche stranieri, che trovano conforto nella spiaggia con i ciottoli e anche soprattutto nella buona cucina. A questo proposito andiamo a visitare una cucina di tanti ristoranti di Mattinata con la nostra collega Anna Maria Salvemini, che qualche anno fa ha fatto andata e ritorno a San Giovanni Mattinata, ma non solo, ha girato davvero tutto il Gargano per una ricetta davvero caratteristica del nostro territorio. Il polpo, simbolo incontrastato della bontà del prodotto ittico pugliese del periodo estivo, arrostito sulla brace o cucinato secondo le ricette della tradizione marinaresca, riempie di sapori e di odori l'area del lungomare e dei porti. Incredibilmente scaltri nel camuffamento, con 8 braccia e nessuna gamba, come fanno a dileguarsi di fronte a un pericolo? Semplice, ne usano 2 per correre e il resto per mimetizzarsi e confondere così l'avversario. Nella storia degli animali, scritta nel 350 a.C., un filosofo greco descriveva il polpo come un animale sciocco che si avvicina alla mano dell'uomo quando questa è calata nell'acqua. Una volta pescato, curiosa e interessante è la fase della sbattitura, che consiste nel lanciare ripetutamente con la forza di tutto il braccio e della spalla il mollusco sullo scoglio. Questa fase termina nel momento in cui il polpo non si ritira più, segno di intenerimento delle carni. A questo punto si passa alla fase di arricciatura, che consiste nello strofinare il polpo sulla ruvida superficie di pietra o più tradizionalmente agitarlo in un largo cesto di rami d'ulivo intrecciati finché si presenta liscio come appena pescato. Questa preparazione dona alle sue carni una consistenza più croccante e le rende sicuramente più gradevoli, soprattutto per consumarlo crudo o alla brace. Cosa ci fai assaggiare oggi? Oggi una favetta con una cambiata di spinaci e polipo agostino. Perfetto, sono tutti questi prodotti della la favetta è favetta tipica del è posto. Tipica, inverno e estate. Come si cucina questa favetta veloce veloce? Semplicemente con una foglia dell'acqua e mettiamo a bollire per un paio di ore. Semplicissimo. Lo può fare anche chi non è brava in cucina. Chiunque. Perfetto. Spinaci. Spinaci. Pane bruschettato, il pane pugliese è unico. Dei gamberi, della rucola, fuori di zucca, pomodori, del basilico e dell'aglio. Con questo che ci fai? Uno spaghetto? Un troccolo. Troccolo, fantastico. Quella pasta corposa che acchiappa. È anche molto organica il troccolo. Ed è compatto. È il polipo con la favetta. Con la favetta, perfetto. Allora, il tempo che tu prepari, noi ti aspettiamo a tavola. Va bene. Stavamo aspettando anche noi questo piatto a tavola, ma purtroppo dovremo solo accontentarci della sua bellezza, ecco, e fidarci soprattutto della ricetta. Allora, dal pranzo tipicamente questo è un piatto estivo, ma che sicuramente tanti pugliesi portano sulle loro tavole anche nel periodo invernale, vi voglio segnalare un libro che ha a che fare con un altro pasto della giornata, però sì, uno dei pasti più importanti che è la colazione, però nel titolo c'è anche un altro protagonista. Il libro è Edizioni Ares, è firmato da Giusy Manduca Sorci e si intitola Colazione con Dio. Protagonista di questo libro è la stessa autrice, è nata a Milano da genitori siciliani, da 50 anni vive a Palermo dove ha 6 figli, 8 nipoti e si occupa di numerose attività di formazione in favore dell'identità femminile. Ogni mattina Giusy e Dio prendono insieme un caffè.
Lei gli parla con grande semplicità di ciò che le occupa le giornate e i pensieri, la poesia di un ricordo di infanzia o il sorriso per il gelsomino fiorito, aneddoti e preoccupazioni sui numerosi nipoti, ma anche il peso della solitudine. L'autrice non risparmia al suo interlocutore, con la I maiuscola, le domande più scomode per un dolore indicibile. Non chiude mai il dialogo e in un crescendo di intimità condivide le sue scoperte interiori e le risposte sommesse, rare e puntuali, con finezza e lieve ironia. Nessuna ricetta magica, solo l'esperienza di un cuore saggio, pieno di gioie e ferite, che ha imparato a riconoscere barlumi di speranza anche nelle circostanze più buie. Un inno alla gratuità della vita e dell'amore da assaporare giorno per giorno. Quindi questo è il consiglio di lettura che vogliamo regalarvi oggi. Giusi Manduca Sorci, firma per Edizioni Ares, Colazione con Dio. È un libro che non ho avuto ancora modo o piacere di leggere, ma lo farò prestissimo e poi torneremo a confrontarci anche su questo. E allora, ieri 16 giugno, puntata ricca di ricordi, tanti anni fa, 19 per l'esattezza, Padre Pio a Roma veniva canonizzato, Padre Pio Santo, giorni importanti di grande emozione appunto per chi ha vissuto quel momento entrato nella storia, e ieri sono cominciati i festeggiamenti, le celebrazioni per il ventennale della canonizzazione di Padre Pio, che ricorderemo l'anno prossimo, 16 giugno 2022, accidenti, sono trascorsi già 20 anni. E allora ieri c'è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro padre arcivescovo, padre Franco Moscone, nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina. Ascoltiamo un passaggio molto bello della sua omelia, in cui si parla anche di opere d'arte riferita proprio alla santità di Padre Pio. Ecco, il digiuno di cui parla Gesù è accettare questa disciplina che Dio ci costruisca, ci scalpelli, ci trasformi in un'opera d'arte. Ecco, siamo in un luogo magnifico, secondo me la Cappella Sistina dei mosaici moderni, un'opera d'arte, ma l'opera d'arte che Dio vuole veramente costruire siamo noi, sono le persone. L'opera d'arte per eccellenza è la santità. Ma chi è che rende santi? È Dio. E quindi è lasciare che Lui, l'artista, agisca con noi e su di noi, ci scalpelli, ci modelli, ci renda veramente come Lui. Questo, secondo me, è il digiuno, e questo è ciò che ha interpretato il nostro San Pio nei lunghi anni della sua vita e nei 50 anni di stigmatizzato. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di San Pio di Pietrelcina, che renda anche noi, suoi devoti o suoi figli spirituali o partecipi di questi gruppi di preghiera, capaci di costruire questa giustizia, come dice Gesù, che è un atteggiamento pubblico, fatto di elemosina, di capacità di dono, di preghiera, di ascolto e soprattutto di digiuno, lasciando che il Signore ci modelli e ci costruisca. Amen. Le parole del nostro padre arcivescovo, padre Franco Moscone, appunto durante la celebrazione di ieri delle 18, l'apertura del ventennale che ricorderà, poi culminerà l'anno prossimo, i 20 anni dal padre Pio Santo. E il 17 giugno del 2002 eravamo a Roma, una caldissima giornata, il giorno dopo la canonizzazione di padre Pio, tant'è che si pensò di celebrare la messa di ringraziamento non più all'aperto in piazza San Pietro, ma nell'aula Paolo VI. Non celebrò Giovanni Paolo II, fortemente provato, ma si presentò a fine celebrazione per un pensiero, per un momento di ringraziamento. Ascoltiamo le sue parole, era il 17 giugno del 2002. Ma qual è il segreto di tanta ammirazione e amore
verso questo nuovo santo. Egli è innanzitutto un frate del popolo, tradizionale caratteristica dei Cappuccini, e inoltre un santo taumaturgo, come testimoniano gli eventi straordinari che costellano la sua vita. Soprattutto però, Padre Pio è un religioso sinceramente innamorato di Cristo crocifisso, al mistero della croce egli ha partecipato in modo anche fisico nel corso della sua vita. Questa statua di San Pio da Pietrelcina che fu benedetta in quell'occasione da Giovanni Paolo II e poi riportata a San Giovanni Rotondo. E allora, prima di tornare a collegarci con la chiesa di San Pio, con Maria Antonia, facciamo una brevissima pausa, ci fermiamo e poi torneremo a collegarci con Maria Antonia, con i suoi ospiti in diretta dalla chiesa di San Pio. State con noi. E allora sono trascorsi 3 minuti dalle 11, quindi ci stiamo avvicinando al momento in cui alle 11.30 pregheremo insieme, parteciperemo alla Santa Messa, però prima, come accade sempre intorno a quest'ora, torniamo a collegarci con Maria Antonia, con i suoi ospiti in diretta dalla Chiesa di San Pio. Eccoci qui Paola, torniamo dalla chiesa di San Pio, tutti in bianco oggi, non solo tu in studio, anche noi non ci siamo messi d'accordo. No, benvenuto a Carlos, la nostra guida, ben trovato Carlos. Grazie, grazie, ben trovato. È un colore positivo il bianco, quindi insomma siamo anche estivo, perché prima dicevamo finalmente l'estate è scoppiata anche qui a San Giovanni Rotondo, siamo abbinati anche alla pietra, no, di cui abbiamo parlato tanto ieri, e oggi Carlos continuerà a raccontarci di questa chiesa, quindi io cedo subito a lui la parola. Sì, grazie Maria Antonia. Io volevo continuare proprio sull'idea della pietra, perché è l'elemento principale che caratterizza tutta questa nuova opera dedicata a San Pio. E del resto, se dovessimo trovare un elemento che raffigura Padre Pio, a me piace proprio l'idea della roccia, perché come tutti i santi, ma in maniera particolare Padre Pio ci dà l'idea della forza. Padre Pio è la roccia su cui tanti si sono appoggiati nel corso della loro vita e che, su cui ancora oggi si poggiano. Ed è veramente emblematico il fatto che sia la roccia anche l'elemento fondante di tutta questa chiesa superiore, sia la parte interna che la parte esterna. Quando ci troviamo di fronte a questa chiesa, quest'aula liturgica per la prima volta, ecco, la reazione dei pellegrini è sempre quella un po' dello sconcerto. Perché? Perché per la prima volta si trovano di fronte ad una chiesa, non tanto per grandezza, ma quanto per forma che li destabilizza in un certo qual senso. No? Molti, almeno come primo impatto, fanno fatica ad orientarsi. Perché? Perché sono abituati alle nostre belle basiliche, soprattutto in Puglia ne abbiamo esempi straordinari, quindi le chiese a croce greca, a croce latina, con le 3 navate. Spesso vengono qui un po' disturbati da questo elemento di novità. E anche qui ritorniamo, per riallacciarci un po' al discorso che abbiamo fatto ieri, poi basta spiegare le cose e sono molto più semplici di quelle che appaiono. Oggettivamente non c'è nessuna novità qui a San Giovanni Rotondo, cioè quello che è stato realizzato qui, almeno per la forma, non è una novità assoluta.
con il Concilio Vaticano II. Dopo il Concilio Vaticano II, molte delle nuove strutture, molte delle nuove chiese adottano questo tipo di forma, quindi non più la croce greca o la croce latina, ma questa forma semicircolare. Questo perché? Perché, come ben sappiamo, con il Concilio Vaticano II cambia radicalmente il modo non di celebrare l'Eucaristia, ma di partecipare all'Eucaristia. Quindi durante le celebrazioni sono nella lingua corrente, quindi nel nostro caso in italiano, ma soprattutto c'è necessità da parte dell'assemblea, da parte del popolo di Dio, di partecipare attivamente alla celebrazione. Quindi in un santuario così grande, voi immaginate che questo santuario ha la possibilità di ospitare più di 6.500 persone sedute, quindi non parliamo di uno spazio piccolo. È una chiesa domenicale nel concetto, cioè vale a dire è una chiesa che è concepita e pensata per le grandi assemblee, per le grandi manifestazioni, per i grandi eventi. Ebbene, questo tipo di soluzione, questa forma circolare di quest'aula liturgica, permette a chiunque, anche nelle parti più lontane dell'aula liturgica, di partecipare di quello che succede sull'altare. Non so se la regia, scusami Carlos, se la regia può aiutarci anche magari mandando delle immagini, in modo che allargando l'inquadratura si riesca a vedere tutto quello di cui tu stai parlando. Sì, infatti noi siamo proprio nella parte esterna, estrema, verso l'uscita di quest'aula liturgica, ed è ben visibile naturalmente l'altare. Proprio questo è il concetto. Permette la partecipazione, perché del resto noi che cosa facciamo durante la messa? Noi rispondiamo al sacerdote, con lui ci alziamo, con lui ci sediamo, animiamo la celebrazione con il canto, dall'assemblea si alzano i lettori, quindi c'è questa necessità. Nelle antiche basiliche, quelle a tre o a cinque navate, il più delle volte le navate laterali sono il luogo dove sono disposti i fedeli, dove sono seduti i fedeli, e il più delle volte sono luoghi bui, cioè non ti permettono di visivamente partecipare di quello che succede sull'altare. Ma come vi dicevo, l'elemento fondamentale ancora di quest'aula liturgica è la pietra. Non solo perché è la pietra della nostra zona, come abbiamo detto, ma la pietra caratterizza non soltanto la struttura, quindi la pavimentazione, ma anche la creazione di tutti questi archi. E il peso di tutti questi archi, questa forma circolare, si scarica su quel plinto centrale, quel pilastro centrale che rappresenta Cristo stesso, Cristo che è la roccia, su che sostiene la Chiesa. Sia che vediamo il movimento di questa Chiesa, che da quel pilastro centrale questi archi prendono vita, quindi si muovono verso l'esterno, sia che vediamo l'azione opposta, cioè che scaricano il loro peso verso quel pilastro centrale, l'idea non cambia. Cristo è la roccia che sostiene la Chiesa, o da cui la Chiesa prende vita. E la cosa straordinaria è che, partendo da quel pilastro centrale, prende vita anche questa pavimentazione che noi abbiamo, che non cambia mai né all'interno e né all'esterno dell'aula liturgica. Esatto, questo è un aspetto interessante anche, c'è una continuità della pavimentazione dall'esterno all'interno. Questo che cosa significa? Questo, il riferimento forte è soprattutto alla prima lettera di Pietro, che è un po' stata la parte della parola di Dio che ha guidato, che ha ispirato la realizzazione di questo santuario. Cristo è la roccia che, scartata, come si dice, dai costruttori, diviene testata d'angolo, ma soprattutto noi dobbiamo essere le pietre vive dell'unico vero edificio spirituale che conta, che è la Chiesa. Quindi da Cristo prende via questa pavimentazione che non cambia mai né all'interno né all'esterno dell'aula liturgica. È il senso stesso della missione della Chiesa. Noi non costruiamo le chiese per rinchiuderci, ma le chiese sono dei luoghi da cui noi partiamo per la nostra missione. Del resto tanti hanno scritto che forse una delle traduzioni meno indovinate nella nostra liturgia è quella: la messa è finita, andate in pace. No, è da quello invece il momento dell'inizio, perché noi abbiamo celebrato qualcosa qui dentro che dobbiamo portare nel mondo. Quindi ci dà proprio l'idea di questa chiesa che non ha confini, no? Che questi sono dei confini immaginari, anche costruiti per, naturalmente, per, in un certo qual senso, per proteggere l'assemblea, ma che non devono limitare il nostro senso di missione, il nostro andare verso, no? E del resto questo è anche facilitato da tutte queste porte basculanti che sono poste perimetralmente all'aula liturgica. Poi dell'ingresso naturalmente avremo modo di parlare, ma la cosa su cui dobbiamo riflettere è proprio questa, sull'utilizzo della pietra e sul senso della pietra all'interno di quest'aula liturgica. Poi, se vogliamo,
Le caratteristiche tipiche della Chiesa, quelle delle tre navate, qui non sono state abbandonate, sono semplicemente in un certo qual senso state rivoluzionate, cioè non sono più le navate longitudinali rispetto all'altare, ma sono poste in maniera semicircolare. Noi in effetti da dove trasmettiamo ci troviamo nella terza navata, c'è una seconda navata che è fatta tra l'incrocio degli archi e c'è una prima navata che è posta davanti. Quindi questi sono un po' tutti gli elementi di questa grande aula liturgica. Naturalmente, come vi dicevo, è una chiesa concepita e pensata soprattutto per le messe domenicali, per le messe festive. E, quando qualcuno mi chiede, però quando si è in pochi non è troppo dispersiva? Questo può essere anche vero, per carità, ma dobbiamo fare un'altra considerazione che pochi fanno quando ci troviamo in questo luogo, che questo per noi è tutto il santuario di Padre Pio. Questa è la parte nuova, ma questa parte non chiude Santa Maria delle Grazie o non mette in ombra Santa Maria delle Grazie, come Santa Maria delle Grazie non mette in ombra questo santuario. Questo è tutto il santuario di Padre Pio. C'è una continuità in tutti i luoghi, anche nel modo in cui appunto questa chiesa stessa è stata progettata, anche nel percorso, no? che accompagna i pellegrini poi ad arrivare al santuario. Questo è il motivo per cui noi l'inverno trasmettiamo, o voglio dire ci muoviamo e operiamo verso Santa Maria delle Grazie, e l'estate ci portiamo verso la chiesa di San Pio. Il motivo è proprio questo, perché per noi questo è tutto il santuario di Padre Pio, costruito e proprio per far fronte a quel rumore che Padre Pio doveva fare, più che da morto, più che da vivo. E una considerazione importante anche che dobbiamo fare nella realizzazione di questo santuario è proprio in virtù di quel rumore che Padre Pio ha predetto quando si è costruita la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Un rumore che lui fa non per esaltare la sua figura, cioè questo santuario non è costruito per esaltare la figura di Padre Pio. Per questo tanti rimangono anche sconcertati, perché si aspetterebbero in questo luogo, non so, mosaici, statue di Padre Pio o cose del genere. Io spesso azzardo una cosa un po' che forse può far ridere: se dovevamo accontentare un certo tipo di pellegrini, qui bastava costruire una statua di Padre Pio enorme, ci potevamo mettere ad accendere ceri e avremmo accontentato un certo tipo di devozione di tanta gente che vede, che si muove per i santuari quasi alla ricerca, no? Delle statue, delle cose, quando invece l'esperienza del pellegrinaggio è un'esperienza soprattutto di fede. Questo luogo è così scarno perché quello che conta di questo luogo è quello che si celebra in questo luogo. Quindi è fondamentale quello che noi veniamo qui a celebrare, ed è questo il motivo per cui l'attenzione di Renzo Piano e di chi ha collaborato con lui nella realizzazione di questa chiesa era far sì che chiunque, in qualunque parte di quest'aula liturgica, potesse non essere disturbato e potesse partecipare di quello che poi succede sull'altare e sull'ambone. È importante che Carlos ci offra questa conoscenza preziosa, perché è importante vivere i luoghi, non solamente occupare gli spazi, no? Nel senso che l'abbiamo detto più volte, sono luoghi, sono opere che raccontano, sono opere che parlano. Quindi davvero io credo che con questi tuoi racconti, che sono sicuramente oltre che affascinanti, direi utili, perché è importante anche capire e comprendere i luoghi che noi visitiamo, perché solo in questo modo si riesce poi a dare anche un senso, il giusto senso, no? Certo. Al pellegrinaggio che andiamo a fare. Non so, Paola, se tu da studio hai qualche curiosità, qualche domanda. Carlos è una fonte inesauribile di conoscenza di questi posti, quindi se hai qualcosa da chiedere, altrimenti restituiamo a te la linea, ringraziando Carlos per davvero la sua presenza preziosa. Dici tu. Solo una curiosità, mi diceva 6.500 posti a sedere, immagino in tempi normali, ma adesso con il Covid quante persone riesce a contenere? Se sa la risposta, allora, perché altrimenti glielo chiediamo domani. Sì, Paola chiedeva giustamente, hai parlato di 6.500 posti a sedere in condizioni normali, mentre sì. Adesso che siamo ovviamente in un periodo complicato, si è ridotta anche la capienza possibile. Si è ridotta drasticamente, poco più di 1.000 posti, circa un 2.000 posti siamo riusciti a ricavare, no? Tutti i nostri posti dove si possono sedere i pellegrini sono ben indicati da alcuni bollini che abbiamo posto
sulle panche, quindi voglio dire, lo abbiamo detto più volte, questo è il momento della pazienza, quindi magari ad avercele in questo periodo tutte queste persone da dover dire che la Chiesa diciamo non ha più posti a sedere, però in questo periodo naturalmente l'accesso è limitato e quindi per la sicurezza di tutti, ovviamente il momento della pazienza e anche ovviamente della sicurezza, anche se siamo certi che presto insomma torneremo ad occupare tutti gli spazi possibili. Esatto, questa puntata in bianco già ci dà in qualche modo un segnale di positività. Grazie ancora a Carlos. Grazie per essere stato con noi. Paola, noi ridiamo a te la linea. E grazie a entrambi, quindi vestiti di bianco, zona bianca, ci siamo quasi. Allora, vogliamo tornare con la mente, tornando a riaprire il cassetto dei ricordi, a giugno 2002, quando la squadra, all'epoca eravamo un po' più piccoli, anche di meno, si trasferì a Roma per fare diciamo i primi esperimenti di televisione. Andavamo in onda dalle 19 alle 20 tutte le sere e in quello spazio abbiamo avuto anche modo di incontrare diverse persone che hanno conosciuto Padre Pio, se non proprio loro direttamente, i loro cari. Tra questi Alberto Macario, figlio di un personaggio che ha fatto anche un po' la storia della televisione insieme a Carlo Campanini e tanti altri. E andiamo ad ascoltare proprio un passaggio, i ricordi di Alberto Macario legati proprio a suo padre. Con Campanini è chiaro che si riavvicinò in maniera consistente l'immagine spirituale, la parola e il pensiero di Padre Pio verso mio padre. Macario e Carlo Campanini proseguirono per diversi anni facendo compagnia di prosa insieme con un grandissimo successo. Ma devo dire questo, che è solo alla scomparsa di mio padre nel 1980 che io mi sono reso conto, proprio perché mia madre mi ha dato ciò che mio padre aveva, conservava e portava sempre con sé, ed erano le reliquie di Padre Pio, le fotografie, degli scritti, tutto quanto, che lui sempre portava. Infatti mamma disse: guarda, papà è sempre stata una persona molto riservata. All'epoca, ritornando indietro negli anni 50, si irritò di quello che era stata la situazione, la campagna stampa, Macario, Padre Pio, niente più ballerine, queste cose qua, perché papà, da uomo riservato, voleva e ha sempre tenuto soltanto unicamente per sé questo, diciamo, questo rapporto nei confronti di Padre Pio. Queste le parole appunto del figlio di Macario, Alberto, che ci raccontò a giugno del 2002. Ebbe modo Macario di venire a San Giovanni Rotondo con Carlo Campanini, che già all'epoca a Cinecittà veniva chiamato il sacrestano di Padre Pio. Macario venne a San Giovanni Rotondo, ma solo per curiosità. Padre Pio lo riconobbe e disse: tu sei Macario e sei un peccatore, smetti di fare la rivista. Fortemente turbato, l'attore chiese poi di potersi confessare, e da lì poi nacque la grande devozione nei confronti del santo di Pietrelcina. E allora noi ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi, facciamo una pausa pubblicitaria, poi torneremo insieme, vi ricordo, alle 11:30 la celebrazione eucaristica in diretta dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina. Rimanete con noi con Tempo d'Estate. Pochi minuti ancora ed esattamente alle 11:30 ci collegheremo con la chiesa di San Pio per partecipare alla Santa Messa, ma prima, a proposito di fotoricordo, pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, oggi ringraziamo e salutiamo per averla voluta condividere con noi. Meglio, le foto sono due. Lui si chiama Luca, in una foto è raffigurato con la sua mamma, nell'altra foto ci sono i suoi genitori, e ci racconta, approfitta anche per raccontarci, che nel corso degli anni Padre Pio è stato sempre presente nella sua vita, in quella della sua famiglia. Si ricorda i pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo con i suoi zii quando era bambino, e negli ultimi anni, grazie alle gite in paese, è tornata la possibilità di recarsi pellegrino nei luoghi di Padre Pio. C'è anche un'esperienza particolare che racconta. Il 17 giugno, pensate, del 2018, subito dopo un pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo, il Papa viene ricoverato per un problema
problema di salute, ma tutto si risolve nel migliore dei modi. Lui dice: non so se si tratti di una coincidenza, ma ho sempre pensato che San Pio ci ha aiutato ad affrontare e a superare questa brutta esperienza. Da allora fino a poco prima della pandemia ci siamo recati a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio per ringraziare San Pio per la sua vicinanza e il suo aiuto. L'ultimo pellegrinaggio è avvenuto il 10 novembre del 2019, le foto appunto che stiamo vedendo, con la speranza di ritornare presto. Grazie Luca, grazie a tutta la tua famiglia. Purtroppo non ha scritto da dove, dove vive, e quindi non possiamo solo salutarlo senza altri riferimenti, ma grazie per aver voluto condividere con noi queste foto. Vi ricordiamo info@teleradiopadrepio.it, inviate le vostre foto ricordo del pellegrinaggio fatto a San Giovanni Rotondo, foto che naturalmente abbiano anche un riferimento a Padre Pio, la Via Crucis, il santuario, la chiesa a lui intitolata.